Ben ritrovati amici con la prima edizione del TG Vigna, un telegiornale dedicato al vino e non solo. Partiamo con la prima notizia sul fronte epidemia. Siamo ritornati per quanto riguarda la Lombardia in zona arancione e finalmente i parrucchieri hanno riaperto e quindi, come vedete, sono potuto andare anch'io dal parrucchiere ed ecco qui la notizia che mi sono appunto tagliato i capelli. Ma torniamo sul fronte vite, sul fronte enologia, è iniziato il germogliamento della vite e quindi siamo andati sul campo con il nostro inviato speciale. A te la linea. Sì, ecco, siamo qui oggi con una pianta di vite abbastanza domestica, piegata su di sé, quindi con una forma di allevamento un po' particolare. Vediamo come si sta riprendendo la pianta dopo un 2020 un po' particolare. Si sta riprendendo bene e appunto si vede molto bene il germogliamento, lo sviluppo delle foglie. Speriamo veramente in un 2021 un po' più fortunato. A te la linea. Ritorniamo in studio, grazie mille Giampaolo per questa, diciamo così, intervento speciale dal campo per vedere proprio l'evoluzione della vite. Ma adesso passiamo a spiegare meglio che cos'è il germogliamento e soprattutto perché è così importante questa fase per il ciclo vitale della vite. Ci ha raggiunto in studio insieme a noi un esperto della vite che ci parlerà appunto di questa fase molto importante. Grazie mille Matteo per avermi dato la possibilità di spiegare al pubblico che cos'è il germogliamento e partiamo subito col dire che il germogliamento è la fase che dà così la fine di quello che è il pianto della vite. In modo particolare il germogliamento rappresenta l'apertura, la schiusura, diciamo così, l'apertura delle gemme della vite. Per parlare veramente del germogliamento bisogna fare un po' un focus sulle gemme che sono presenti sulla pianta della vite. Abbiamo in modo particolare tre tipi di gemme. Le gemme pronte, che sono le gemme che sono già formate, si sono formate durante il periodo estivo e sono le prime, diciamo, a schiudersi ed hanno in modo particolare quei rami che vengono chiamati femminelle, che sono dei rami improduttivi. Poi abbiamo le gemme latenti e le gemme invernanti. Le gemme invernanti in questo caso sono le gemme che portano i rami produttivi, che dalle quali si partono, si sviluppano i rami produttivi, quindi quelli che portano al di sopra i grappoli e le foglie. Sui grappoli poi abbiamo in questo caso i fiori, quindi gli abbozzi fiorali che poi daranno appunto i frutti. Invece le gemme, come detto, latenti sono delle gemme così che stanno nell'ombra, che non si vedono, ma che sono pronte ad aprirsi, a schiudersi in caso di necessità. In caso appunto di un forte imprevisto, diciamo del tutto naturale, come può essere le gelate, oppure una grandinata, oppure un patogeno che colpisce le gemme invernanti, queste si svilupperanno e daranno però origine a dei rami improduttivi che, come vediamo, sono i polloni e i succhioni. Il germogliamento ovviamente dura alcune settimane, soprattutto partendo da aprile arriviamo fino ai primi di maggio, giugno, quando poi inizierà la fase di fioritura. La vite generalmente fiorisce a giugno. E come ben sai Matteo, le temperature ottimali per il germogliamento sono quelle tipiche anche del pianto della vite, quindi siamo intorno ai 7-12 gradi più o meno di range ottimale di temperatura. Qui quindi la pianta, come ci ha mostrato il tuo inviato speciale quest'oggi, come vedete la pianta inizia a sviluppare le foglie, inizia a sviluppare i nuovi rami che sono appunto i rami di un anno, i cosiddetti germogli,
dai quali poi avverrà poi la produzione, inizierà a svilupparle, inizierà poi a estendere le foglie, ad aumentare la dimensione dei grappoli, ad aumentare la dimensione degli abbozzi florali e quindi per poi prepararsi alla fase successiva, cioè la fase di fioritura. Ringraziamo Luca, il nostro esperto di viticoltura, e grazie mille appunto per le sue parole che sono appunto molto importanti, ci hanno spiegato al meglio questa fase della vite. Io vi ringrazio per aver seguito il TG Vigna e vi aspetto a una prossima edizione.